probabilmente vi sarete chiesti che ci faccio a Norimberga. Sono qui per conoscere di persona un'amica tedesca, appunto, che ho conosciuto sui social, perché lei mi aveva scoperto tramite i tutorial dei Maneskin. Io facevo i tutorial dei Maneskin, a lei piacciono i Maneskin e mi aveva seguito quindi poi su Instagram. Io ad un certo punto, dopo un po', ho ricambiato il follow, mi aveva chiesto delle cose, se facevo ancora dei tutorial, forse poi uno l'avevo fatto apposta. Quindi si parlava principalmente di quello, musica, eccetera, mi chiedeva dei consigli. Poi ad un certo punto, non mi ricordo quando, non mi ricordo chi, abbiamo iniziato a parlare di altro, fino ad arrivare, nell'ultimo anno, arrivare a parlare di cose molto personali. Ci siamo sostenuti a vicenda con dei problemi che abbiamo in comune, e poi anche queste sfide dalla comfort zone fino ad arrivare a problemi relazionali che abbiamo avuto nello stesso periodo con due persone entrambi che si sono comportate in modo strano. Abbiamo veramente tante cose in comune, soprattutto per quanto riguarda i dolori, però ci siamo sostenuti a vicenda nei momenti difficili come fanno due amici, e come non ho fatto più negli ultimi anni, o almeno non così con nessun altro. Quindi per me è diventata una persona importante, ok? So che conoscere di persona qualcuno che hai conosciuto solo sui social può rovinare tutto, può farti cadere quell'idea che avevi molto filtrata positivamente, ma io voglio rischiare, ci tengo, ed è pur sempre un'esperienza. Domani dovrebbe succedere, dovremmo trovarci, non so bene cosa faremo. Cioè domani, quella di domani sarà la giornata più sfidante per me, perché sono qui all'estero, andrò a conoscere una persona su cui nutro tante aspettative. Terzo, non è italiana, quindi parleremo in inglese, però l'idea è proprio parlarci di persona e vedere se riusciamo a toccare quegli argomenti anche di persona. Mi ha raccontato, mi ha confidato tante cose, anch'io a lei, ma lei a me di più, secondo me, cioè cose pesanti. Vedo questa come una fiducia che nutre nei miei confronti. Poi logicamente io vivo a 600 km di distanza, cosa gliene fregherebbe di raccontare? Però certe cose non è che le racconti proprio a tutti. E poi quando io ero in difficoltà mi ha mandato un messaggio di stima, di incoraggiamento, che mi ha fatto piangere, mi ha fatto commuovere. Io mi ricorderò sempre, nel messaggio c'era: tu rispetti le donne. Sta cosa mi ha fatto scendere le lacrime. Poi ho pensato, cioè renditi conto che lei mi capisce e qualcun altro che magari vedo di persona, con cui parlo molto di più, non mi capisce. Cioè, per farvi capire quante cose abbiamo in comune, lei mi sembra la mia versione femminile. Comunque, questo è tutto. Mi sa che questo video uscirà in più parti. Prima notte in questo letto, che tutto sommato alla fine non è male. Adesso si va a fare colazione e poi, insomma, l'agitazione sta iniziando a farsi sentire, quella vera, e i capelli ormai restano così. Mi sono arreso al riccio. Provare a stirarli è una battaglia persa. Good morning. Breakfast? Yes, we'll be best on the right. Okay. Hi. What? Room number? 127. Okay, thank you. Hot water? Hot water, I should. Okay, sure. I watch me to learn. Sono tornato in hotel. Tra la questione in sé, la situazione e l'aver girato tutta la città di nuovo a piedi, sono distrutto, quindi vi racconto tutto dopo. Adesso dormo. Ok ragazzi, vi dico una cosa a caldo mentre sono qui che cerco di riposare, ma tanto non ce la faccio, questo overpensando a tutto quello che potevo fare meglio, che poteva essere. Devo anche rendermi conto che era una situazione molto impegnativa e me ne sto accorgendo adesso, perché
sono distrutto. La cosa calda è questa: I keeping to think in English and talking in my mind in English. In my mind. Cioè, è assurdo. Dopo aver passato, infatti io l'ho detto, it's my first time I speak in English for so long. Cioè, non mi è mai capitato di parlare così tanto in inglese per così tanto tempo. È stranissimo perché sto pensando a delle cose e le penso in inglese. È una follia. Che va bene un po', ma cercare di catturare tutto per salvare il momento e tenerselo lì, in realtà poi ti distrae dal goderti il momento, che magari non ti ricorderai. Ma tu intanto l'hai vissuto bene, anche l'altra persona comunque ti ha avuto completamente concentrato. Mentre invece se ti distrai a cercare di salvare tutto per forza, quando alla fine basta una foto, al massimo un video o una piccola registrazione, giusto per cogliere un po' l'attimo e capire e salvare una conversazione tipo per quello che mi interessava, più che altro perché essendo in inglese mi fa un certo effetto sentirmi parlare in inglese, no? A me stesso. E sentire anche io che capivo tutto, ma che non riuscivo a rispondere con quella enfasi, con quella sicurezza. L'overthinking, il continuare a pensare a cosa potevo fare meglio, ma deve andare via. Ma sai perché? Metti che fosse andata benissimo, che mi cambiava oggettivamente, perché è stato un incontro unico, cioè non è un primo appuntamento, era un conoscere una persona che probabilmente non incontrerò mai più, diciamocelo chiaramente. E quindi dicevo, se anche fosse andato tutto perfettamente come volevo nei dettagli, no? Non parlo di registrazioni, parlo proprio di... Non è un qualcosa che ha effetto sul futuro. Quindi devo pensare, ma è difficile, che non sarebbe cambiato nulla. No, comunque sono troppo a caldo. Farò un video più approfondito, ovviamente, dove spiegherò bene questa giornata che sicuramente resterà memorabile. Ok, questo è il video a mente fredda, lucida, dopo 2 settimane in cui finalmente forse riuscirò a parlare oggettivamente di come sono andate le cose. Perché ci ho messo tanto? Perché volevo parlarne con calma, trovare un momento in cui poterne parlare veramente bene. Ci ho messo un po' di tempo per elaborare la cosa. Ovviamente, visto che siamo al PC, mi faccio aiutare dai video che ho montato, quindi seguirò più o meno passo a passo quelle che sono le fasi. Quindi dopo la colazione in hotel sono risalito un attimo e ero molto agitato, perché è sempre un po' speciale. Poi il fatto che io mi stia specializzando in questi primi incontri con persone che già conosco ma che non ho mai visto è qualcosa di molto particolare. Quindi ho attivato la penna che ho messo in tasca, nei pantaloni, tenendo la giacca dietro, cercando di tenerla dietro. Vi anticipo già che non ce l'ho fatta. Ma poi avevo anche queste qui, che dato che il microfono del telefono si era rotto, le ho collegate al telefono per registrare col microfono che hanno. Quindi col registratore del telefono e il microfono che hanno. Però la penna era in tasca, queste erano nel borsello. Sono riuscito a captare quel poco che vi ho messo in questo video e che comunque nel video è tanto, perché secondo me arriviamo anche qua a 20 minuti e io credo che le cose importanti sia riuscito a prenderle. How are you? Fine. You? Fine. It's pretty cold, isn't it? You're right. I was to leave the jacket in hotel, but it's a cold. No, like, I even wore my warmest coat today. It's really cold. Yeah, yeah. Right. It said about 5 degrees more. I saw 12. Yesterday was all sun, yes. Sunny. It was really hot. Io ci avevo in canna il nice to meet you in person, quindi l'ho detto, ma proprio perché ce l'avevo in canna è uscito proprio così, buttato lì. Ecco, una chicca su cosa è successo nel momento proprio del saluto, perché comunque da lì non è che si possa capire. Allora, praticamente io sono arrivato pensando, ci diamo la mano, è successo che lei si è avvicinata così. Quindi ho detto, ah ok, saluto classico italiano, e invece no. Quindi
Lei in realtà mi ha solo abbracciato, io ho abbracciato e ho anche dato i due baci, ma il secondo non è andato a segno proprio perché lei non voleva farla questa cosa. Io non sapevo più come, cioè ho fatto un disastro, perché sono arrivato con la mano così, poi l'ho messa via, abbraccio, e poi mi sono ricordato del video che avevo visto anche prima di partire. Noi in Germania gli amici si salutano con un abbraccio, fine, non si dà la mano e non si danno i baci. Quindi inizio disastroso, ma ci piace così. Cioè non se n'è neanche accorta, secondo me. Finally. Eat or drink something? I eat breakfast before. At the moment, maybe okay. Later. Okay, because I would just take up a coffee to go somewhere. Okay. I just ate breakfast at home too, but I need more coffee. Okay. Quindi poi ci incamminiamo e da qui iniziano le cose inascoltabili, nel senso che non si sente niente, cioè l'unica cosa che potete sentire è questo. Magari si riesce a captare qualcosa, ma io sono io e resisto a questi rumori. Voi non penso che, cioè poi un video su YouTube non vi posso propinare una roba che a malapena si senta, quindi ho tenuto le parti dove eravamo fermi. Quindi sostanzialmente ci siamo fatti un giro per la città, c'è stato un piccolo momento lezioni di tedesco che col senno di poi avrei voluto approfondire, perché in effetti lì si poteva fare tanto, potevamo provare a insegnarci le relative lingue di persona, sarebbe venuto molto meglio, no, che via chat. I saw that you have to put your mouth as an O and say you. You have an A with two dots, it's an A. You have the U, it's the U, and O, Ö. So you. Yes, this is the U. Nuremberger means that they are of Nuremberg. Right? Nuremberger is of. Yes. And Bratwurst is sausage. The most famous. Yes. And do you suggest this place to try it? It's fine. Something more restaurant? Also, but this is just, you know, it's okay. When I was younger, I was eating a lot here. It's fine. But we can also go to a restaurant. How you like it? The important is that they are. Mm-hmm. They are. It's a Christmas. Yeah, it's a Christmas. Mm-hmm. And you actually have the Nürnberger Christmas market. Mm-hmm. It's one of the biggest in the world. So, like, it's so cool. You have barbecue walk. So, I was there the last time, like, also a year ago or something. The ring, there's a black ring in the same ring. But this one is the golden ring is for bad luck and the black ring is for good luck. Yeah, but most people don't know because they're like, oh, gold, so I want the gold one, and then for the gold one, it's not the good one. Did you like it? Yes. We went every year. And then, like, when we were a bit older, so my sister and I, and we started working, it was not always possible to go. And then we didn't go together for about 6 years or something. And then we went again 2018, 19, and 23. Because then there was Corona, and we were like, no, we won't.
so much distance. Yes, it's almost in the car. Four people in that car. We stopped somewhere. We just met. No, no, just to eat, go to the toilet, go to the toilet and then drive. It's impossible. Like, how many hours? 24. He was tired and then he said about 6 a.m. in the morning, okay, I need a bit of sleep. And then we stopped and then he was like, I can't sleep now. Oh, and we drive and I was like, calm down. And then my sister and my mom were sleeping in the car and my dad and I, we went to the station and drank espresso and then we just drive. So much coffee. Yeah, coffee. And also the coffee in Germany is definitely not as strong as in Italy. Yeah. Like you can actually have 10 cups of this one, it's nothing. Yeah. But then you look so I want to ask at the cafe in coffee because I always take the cafe. It's really not strong, like, but then there are kind of automatic, like in the streets or something, and then you actually can choose how strong you want a coffee. But you can choose it. You can go to light, medium, and strong. Poi siamo entrati in una libreria perché lei cercava un diario vuoto da scrivere, ma con la copertina di un libro, perché l'aveva visto già l'altra settimana, quindi diceva piacerebbe prenderlo e iniziare a scrivere i miei pensieri, no? Che è quello che faccio io anche, però io lo faccio su un quadernetto umile, molto umile, e quindi siamo andati insieme a scegliere il suo diario. Siamo entrati in questa libreria e ci siamo fatti appunto un giro per i reparti e c'era un reparto ad un certo punto tutto su Roberto Saviano, cioè ma proprio uno stand solo di libri suoi, sulla mafia eccetera, e quindi lei mi racconta questa cosa. Is said to be one place in Nuremberg where lots of people from Calabria are, and they're said to be like, you know, but you don't know much about it because the German justice system wants to keep it as a secret because they want to catch them, and the less we know, the less they know. So you talk about the problem is that, like, we have lots of kids, they think it's kind of cool and whatever, so like the trap in town. Yes, and I just think, like, I really do think they don't know how criminal they really are and also what they able to do, like, you know, kind of disowned person in ACID or something, like with this next level, and this is all, but so many kids are like, oh yeah, I'm gangster, whatever. So poi ci sono discorsi vari, insomma, preso i pezzi che si sentivano, così, tanto per raccontare un po' le conversazioni. Harry Potter. Everything about Harry Potter. Do you like Harry Potter? No? I only saw what you do. Yes, me too. I like the two parts, but I just didn't continue watching. But when I was a child, but it was a new thing. Then I didn't have any interest. But
all people with which I would want my talk, like Harry Potter, and if you don't know, it's less than. Yeah. I just not really my type of books or movies or something. It's not that bad, but it's also not my favorite. Or maybe one film, but not the other. Yes, like otherwise it's kind of, you know, too much or something. Not a trilogy. Yes, like this is too much for me. Like one or two movies is fine, and then it's too much. I don't understand the hype about it, to be honest. In this moment? Yes. There's one album that was actually fine. But then I also listened to the new one that's the new song. Every song, and it's just like, I don't know, it's just like written for teenagers or something. Like you don't need what's there, and there is the CD and maybe a t-shirt, like kind of gloves or something, like things you don't even need, and it's really expensive, like 50 or 60 euros. And I like why are the kids so stupid and buy it just because it's a limited edition or something? Ad un certo punto arriviamo al reparto mindfulness, che è un'altra cosa che ci accomuna, perché entrambi stiamo cercando, insomma, di fare un percorso di crescita personale, di cercare di superare i nostri ostacoli che il nostro cervello ci impone, il fatto che entrambi abbiamo un muro che abbiamo costruito per difenderci dalle delusioni. When I write something, I write also. And after 1 year, 2 years, I read what I wrote at the time, and I make a comparison. Yeah. And if nothing changed, it's not a positive. What do you think about? Nothing really. Like it's just they look nice, but that if you keep a stone with you or change. No, I don't believe. Not really. Like I just think they are beautiful but nothing more. Only for beauty. Yeah. But if you believe it, maybe you can maybe do something. Yes. But I really think you really have to believe. Also in Germany, Friday the 13th is a very bad day. And a lot of people are like, oh my god, today this happened, a so bad thing. And I'm like, of course, like if you're completely fixed on the negative, something will happen. Of course something happens. Because then you get, yes, and also because you get kind of anxious, and when you're anxious, you're more likely to make some mistakes and something happens or whatever. Entrambi stiamo cercando di dire più sì agli inviti, fare più cose. So when I was younger, I really was a people pleaser. So I really did, like, you know, hopefully everybody likes me. I never could say no because I was scared. And now I say no and I just don't care. I don't care. I need the approval. Yeah. Like really I really stop caring because I'm so dumb. But now I am in the situation that I should say more yes. Same because at the moment I always say no, and this is also not very good.
And if you wanted to try something new, you have to say yes also if the situation requires it from. So you don't know what to do. I really would like to be more positive without people facing, like being completely self-aware what I really want and what I really don't want without the anxiety and overthinking. Lei in un periodo dove proprio preferisce stare per conto suo, non sente questo bisogno di avere a che fare con le persone. Poi io attraversavo un momento un pochettino complesso per quanto riguarda le relazioni, ero stato appena scottato, no? Lei invece aveva un'altra situazione un po' diversa, con un tizio che ci stava palesemente provando, e lei ha detto in questo momento non voglio relazioni, ma è una cosa un po' diversa. Perché ora non sto a spiegare tutto perché sono anche cavoli suoi, però fondamentalmente lei ha paura di lasciarsi andare con le persone. Infatti il fatto che con me sia stata comunque abbastanza disinvolta e spontanea, cioè l'ho apprezzato perché non era neanche così scontato. Perché non è una che proprio, capito, ecco, è introversissima, è quasi più di me. Dicevo, ha comunque una paura a fidarsi degli altri e a provare proprie emozioni. Cioè, è arrivata ad un punto in cui mi ha detto, così mi ha detto, non riesce a provare emozioni e affezionarsi alle persone. E quindi si chiede, ma sono io sbagliata? Cosa succede? Non mi viene proprio voglia, no, di lasciarmi andare all'amore, per dire. Però ecco, una freddezza costruita negli anni. Mi diceva, da piccola ero molto più estroversa, poi sono successe delle cose per cui mi sono chiusa, ho costruito un muro eccetera, e abbatterlo è difficilissimo, non ci riesco, vorrei ma non ho così tanti stimoli nel farlo eccetera. Quindi insomma, più o meno questa era la questione. Poi siamo andati a mangiare in un ristorante, molta l'indecisione su dove andare, però ho detto voglio provare qualcosa di tipico, e alla fine effettivamente c'era qualcosa di tipico. So why do the bouts one actually crevers? Ketchup mayonnaise? Mayonnaise, ok. Ma ketchup ad anne. Questo famoso currywurst, che vi vado a spiegare cos'è. Praticamente un würstel tagliato a fettine dentro una piscina di ketchup e curry, con sopra degli anelli di cipolla, che mi ha fatto notare lei, stavo mangiando come fossero spaghetti. E poi ovviamente contorno di patatine fritte, quello non manca mai. Era un cibo tipico, ma non era proprio il cibo tipico, o quantomeno ce ne sono di migliori. Per questa roba qua, la notte l'ho sentita. Allora, se mangiate qua tutti i giorni, vi distruggete il fegato, l'intestino, lo stomaco, qualunque cosa. Non è sostenibile, soprattutto per uno come me che soffre problemi gastrici, anche questo è troppo. E quindi adesso, oltre alla stanchezza, c'è anche questo piatto che si fa sentire. Penso che prenderò un diger, ma in realtà è positivo perché non avevo neanche voglia di uscire a cercare cibo, quindi penso che andrò a cena senza letto. Poi il pomeriggio abbiamo ripreso appunto a camminare, siamo andati in un parco, ho detto andiamo a sederci da qualche parte, non mi veniva la parola bench, che vuol dire panchine, non sapevo come si dicesse panchine proprio. Poi molte parole non mi venivano, infatti quando mi lanciavo in questi discorsi dove la parola chiave non mi veniva in mente, madonna, dicevo adesso che cazzo dico. Quindi ci ho messo un po' anche a trovarle. Siamo andati, poi ci siamo fermati e siamo stati un po' a parlare, e lì le ho chiesto un po' qualcosa un po' di più su quel suo amico, come era finita eccetera. Mi ha raccontato anche di un altro tizio che l'ha approcciata, però cioè praticamente lei si chiede ma perché io devo uscire con queste persone che non mi incuriosiscono minimamente. Cioè c'era questo che
appunto le ha chiesto il numero e le ha detto vabbè dai, facciamo, proviamo a conoscerlo, no? Però diceva che poi non era scattato il match e diceva che non sapevano di cosa parlare. E ad un certo punto lui ha detto tipo, ma non trovi che sia molto bello il pavimento, l'asfalto di questa strada? E dice, sono stati a parlare 40 minuti dell'asfalto delle strade. A me sta cosa mi ha fatto ridere tantissimo. Fondamentalmente lei dice, ma se non scatta qualcosa, se non c'è l'interesse, se ci si annoia fondamentalmente, no? Perché dovrei voler rivedere una persona? E perché invece quella persona vuole rivedermi? Se comunque il fatto che non sia scattato nulla è evidente ad entrambi, no? E in effetti cioè, l'uomo fondamentalmente, succede anche in Italia questa cosa, vuole fare cose, si presenta, scrive tanto, così. Poi ci esce e nell'uscita non succede nulla e lui non fa niente e non dice niente, risulta noioso, e poi quando arriva a casa chiede se è andato bene, cioè, poi noi ci lamentiamo delle tipe che non ci danno retta, ma è logico che se non siamo interessanti, se non forniamo un intrattenimento, che non è che dobbiamo farlo, semplicemente se non capita, se non ci riusciamo, non dovrebbe avere senso continuare per entrambi. E invece molte volte la cosa è unidirezionale. E appunto poi nel discorso io ho detto tipo, ma alla fine, no, se per esempio io non piaccio a una persona, automaticamente quella persona non piace a me. Se io mi rendo conto che a quella persona non interesso, allora neanche lei interessa a me. E la cosa poi ho scoperto che anche funziona anche al contrario, cioè se io interesso una persona, quella persona potrebbe ad un certo punto interessarmi. A me è successo così. Ma poi c'era la fregatura ed è qui che... cioè io mi incazzo per questo. Comunque eravamo lì che parlavamo nella panchina, a un certo punto lei ha iniziato a dire tipo, potrei essere allergica al polline, è partita a tossire in un modo che mi ha spaventato. Per fortuna aveva dietro un antistaminico, un cortisone, qualcosa, e io avevo una bottiglia d'acqua nuova e quindi siamo riusciti a curare la cosa. Quindi siamo andati via di corsa da qualche altra parte e niente, poi fondamentalmente il tempo di tornare verso il centro e più o meno la giornata si stava concludendo e quindi a un certo punto ho detto vabbè, ci facciamo due foto per celebrare questo incontro, e quindi ci siamo fatti qualche foto, ci vedo bene insieme, in questa qui siamo proprio fighi, devo dire. Quindi qualche altra considerazione, al farsi dei selfie, lei mi diceva molte volte mi faccio 100 foto e poi non ne va bene neanche una, mi vedo brutta, mi vedo con la faccia grossa, cioè questi complessi anche in una ragazza come lei mi fanno capire che l'insicurezza allora non dipende tanto da, mi verrebbe da dire, bellezza oggettiva, ma quanto piuttosto dell'autopercezione, cioè di come ci percepiamo. È lì che si basa tutta la nostra sicurezza. Noi possiamo essere belli quanto credono gli altri, ma se ci percepiamo brutti rimaniamo anche con tutti gli effetti dell'insicurezza che dà il fatto di percepirsi brutti o comunque non adatti. Quindi una come lei, che secondo me non è assolutamente brutta, penso si sia capito, potrebbe essere insicura, introversa, risultare un po' chiusa. Comunque, quindi poi ci siamo salutati e il saluto è stato un po' strano perché... Infatti anche il saluto finale, quello forse è la cosa su cui giustamente un po' mi pento, perché è stato un po' sbrigativo, ma più che altro non ho detto molto, non sapevo più come concludere, perché... Come quando finisci un video, non sai come concluderlo. In effetti l'idea che quella fosse l'ultima volta che ci saremmo visti è penso sia venuta ad entrambi, però cioè, questo è. Mi è stato chiesto più volte da più persone a cui ho raccontato questa cosa e quindi il colpo di fulmine non è scattato, ma ragazzi non deve scattare. Cioè secondo me in una situazione del genere non deve scattare proprio nulla, e me ne sono reso conto perché un pelino già il giorno dopo sentivo la nostalgia, cioè mi stava già mancando, mi ci stavo affezionando. Questa cosa non va bene, perché sarebbe una relazione a distanza, e una distanza non indifferente, con oltretutto la lingua diversa, la cultura diversa, non è tanto la lingua diversa,
Ma il fatto di essere in due paesi fondamentalmente diversi in tante cose, appunto, una relazione impossibile. Se anche fosse, ok, perché siamo buoni amici, rimaniamo buoni amici, fine. Non c'è niente di più, non ci sarà mai niente di più. E così, appunto, ripeto, deve essere. Però il vederla di persona, il parlarci, soprattutto interagirci di persona, mi ha generato un pizzico di affetto. Insomma, nel giro di 3-4 giorni sono riuscito a smaltire, per mia fortuna, perché non posso soffrire di nuovo per questo e non voglio, non ho nessuna intenzione. Quindi con quella notte finiva la mia avventura a Norimberga e l'indomani sarebbe iniziata quella a Monaco, con un treno che mi aspettava verso le 11 di mattina e che non dovevo assolutamente perdere. That's a bachelorette party. What? Your bachelorette party. Okay. That's right. So.